Un'indagine fatta dal Times alcuni anni fa rivelò che Bud Spencer è l'attore italiano più conosciuto nel mondo, ma non è solo una questione di fama, è probabilmente anche il più amato nel mondo, perché le caratteristiche dell'uomo, che è quasi indistinguibile dal personaggio che interpreta, sono di una tale forza di umanità, di simpatia, di coraggio, di senso della giustizia, di generosità, che chiunque si è imbattuto nel suo lavoro l'ha sentito subito come uno di famiglia, come una persona da imitare. Una mostra a Palazzo Reale celebra Bud Spencer a 3 anni dalla scomparsa, con materiali di scena e oggetti personali, bozzetti originali, foto pubbliche e private, manifesti e locandine in diverse lingue e installazioni multimediali che raccontano l'intera vita dell'attore napoletano. Nato nel quartiere di Santa Lucia, Carlo Pedersoli fu più volte campione italiano di nuoto, primo atleta a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Quando gli chiedevano se era italiano, no, io sono napoletano. E siccome parlava fluentemente 6 lingue, aggiungeva sempre più la settima, che è il napoletano. Era allestita benissimo, un grande colpo d'occhio, emozioni, la storia di un uomo eccezionale, non solo un grande attore, un uomo, uno sportivo, una persona geniale, molto napoletana, del resto lo diceva anche lui. Il personaggio del gigante buono, spesso in coppia con Mario Girotti, che divenne al suo fianco Terence Hill, ha conferito a Bud Spencer fama planetaria. Ai due celebri attori la Germania ha dedicato un'emissione di francobolli, mentre a Budapest esiste un Bud Spencer Park e una statua dell'attore fa spicco sulla Corvin Promenade. Un teologo gli ha dedicato un libro sulla teologia di Bud Spencer, intitolato Spaghetti con Gesù. Si fanno festival in suo onore, ci sono collezionisti. È veramente un personaggio che continua a vivere un po' nell'immaginario di tutti, e sono milioni i suoi fan. Ci sono, in uno dei video che abbiamo predisposto qua, decine di persone che hanno enormi tatuaggi sul corpo con scene dei suoi film o con la sua faccia. Siamo talmente orgogliosi di lui che prima di Ferragosto abbiamo deciso in commissione toponomastica, pur non essendo passati 10 anni dalla sua morte, di intestargli una strada a lui e quindi anche a Luciano De Crescenzo. Adesso aspettiamo l'autorizzazione della prefettura. È una persona che ricorda molto Napoli, che non ha mai utilizzato la forza fisica per essere violento, ma per difendere i più deboli, e quindi con quel senso di giustizia che è molto intriso nella cultura della nostra città. La mostra resterà a Palazzo Reale fino all'8 dicembre.